Grazie Presidente. Allora, tanto sono collegati gli emendamenti dell'articolo 22, in particolare quelli al 102, 104, 105 e 106. Ma sarebbe bene che il collega Lorefice nell'intervento spiegasse un po' meglio, perché che non c'entrino i banchi siamo tutti d'accordo e penso che non serva granché, ma bisognerebbe spiegare, per non recepire pedissequamente le direttive, quale ne è il fine. E il fine della direttiva SUP, la 904, è quello di ridurre la plastica che finisce in mare. Però ci si scorda di dire che la plastica europea che finisce in mare è lo 0,28% del totale mondiale, meno dell'1%. Ci si scorda anche di dire che dei 120 fiumi primi in classifica secondo tutte le fonti, 100 3 sono asiatici, 8 del continente africano, 8 dell'America del Sud e 1 non italiano, europeo. Quindi noi stiamo mettendo in ginocchio da alcuni mesi il comparto non solo delle bioplastiche, ma anche quello delle plastiche in cui siamo leader a livello nazionale, con l'incertezza prima di tutto, facendo andare via le aziende, proponendo prima di tutto la plastic tax, e non è stare vicino alle aziende proporre la plastic tax, e poi si presentano emendamenti per ridurre i danni e confondere un po' le cose. Allora, mettiamo in ordine. Sull'emendamento precedente, noi perché ci siamo astenuti? Perché abbiamo preso atto di uno sforzo da parte del governo e diamo atto al sottosegretario di aver, diciamo, in parte rispettato le parole con cui ha fatto la replica, dicendo che si cerca di adattare la normativa in maniera tale che non gravi troppo sulle aziende. Anche il tentativo del relatore, però dobbiamo dire la verità, ci sono dei prodotti che non sono sostituibili e questo voi lo dite. Soprattutto dopo il Covid è evidente che alcuni prodotti in plastica a contatto con gli alimenti non siano sostituibili. Però che cosa dite? Consentiamo di introdurre quei prodotti solo se in plastica biodegradabile e compostabile. Giustissimo, anche noi siamo a favore e a sostegno di un comparto che però dobbiamo dire è comunque messo a rischio dall'Europa, perché un'Europa che guarda al Nord Europa considera, sbagliando, la bioplastica, se trattata chimicamente, al pari della plastica. Questo non l'avete ricordato. E nella foga ideologica di adottare questa direttiva c'è stato un errore con l'emendamento approvato a prima firma della collega Floridia e questo emendamento, parlo ora del 22.104, vuole spazzar via quell'impostazione perché voi avete approvato un emendamento col quale inserite, mettete al bando da subito i bicchieri in plastica. Noi puntavamo ad eliminare con il 22.104 questo errore, che è la stessa cosa che voi volete fare con i due emendamenti successivi ai quali il relatore ha dato parere positivo, cioè il 22.105 testo 3 e il 22.106, dove noi ci asterremo, cioè si maschera con una definizione che illustra un errore di traduzione. Nel testo italiano che dice tazze e non considera i bicchieri, quello che in realtà era stato un intervento punitivo di un altro emendamento approvato dalla maggioranza. In conclusione, noi riteniamo che un'impostazione corretta che guardi a tutte le aziende dovrebbe veder tutelare, anche alla luce di quanto la plastica in determinati settori si è rivelata utile, l'ambiente, investendo nella ricerca, come abbiamo fatto firmando anche noi l'emendamento Ferrazzi che elimina l'obbligo di una parte di materiale vergine per le bottiglie, investendo in ricerca, ma non negando l'evidenza, e per questo voteremo convintamente a favore del 22.104. Ci asterremo, così recupero tempo per le altre dichiarazioni di voto, sul 22.105 testo 3, che sarà votato congiuntamente al 22.106. Grazie. Grazie.